Valeria Sassi, ciao Valeria, ciao, presidente Mammì S.P.A., anzi presidente o presidentessa? Valeria. Valeria. Valeria, va benissimo, ci fa piacere però una donna come presidente. Assolutamente sì. Di Mammì. Non sono né la prima né l'ultima, dai. Guarda. Senti Valeria, voi vi state veramente espandendo tantissimo, avete tantissimi progetti futuri, quali? Per fortuna sì, oggi stiamo presentando l'Itaxi, che è uno dei progetti che stiamo lanciando con la Mammì S.P.A., un progetto molto innovativo che si colloca nell'ambito di un settore che è apparentemente saturo di innovazioni, ma non è così. Il nostro Itaxi avrà una value proposition interessante perché andrà ad affiancarsi all'attuale rete di taxi che quindi potranno usufruire dell'Itaxi per tutti quei tragitti che sono poco agevoli come i piccoli borghi e le cittadine con i centri storici. Oggi il taxi non è presente in tantissimi comuni italiani piccolini, quindi non ci rivolgiamo soltanto alla grande città ma anche alle piccole città. Siamo convintissimi che le amministrazioni comunali saranno molto contente di questo progetto e decideranno di sposarlo, quindi per quanto mi riguarda il futuro sarà che vedrete più di 50.000 i taxi girare, wow, per le strade e a quel punto... Fantastico, complimenti, anche perché davvero in Italia, o almeno a Roma dove io abito, i taxi sono sempre pochi, non ci sono mai. I taxi sono pochi e purtroppo c'è un effetto economico su questo, nel senso che all'elevata domanda corrisponde un'offerta non adeguata e le immediate conseguenze è l'aumento dei prezzi. Certo. Per cui noi vorremmo insomma inserirci in un contesto per agevolarlo e non ostacolarlo, quindi non andiamo a sostituire ma andiamo ad integrare. Fantastico, grazie, complimenti. Grazie a te.